Nessun problema ragazzi, qua tutto sotto controllo. Siamo tornati in un nuovo video con capelli inguardabili, come avete letto dal titolo. Siamo con l'inizio, diciamo così, di una nuova serie. Ragazzi, oggi andremo a vedere la schedina del weekend. Ogni fine settimana, ogni giornata prima dell'inizio, diciamo così, cioè il giorno prima, vi caricherò una schedina che secondo me può fruttarvi qualcosina. Allora, ovviamente, il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Io sono minore di 18 anni, infatti non gioco, le pronostico solamente per divertimento. Allora, partiamo subito, non faccio sponsor a nessun bookmakers, eccetera. Io vi dico solamente i miei risultati per il mio modesto parere. Partiamo dalla prima partita di questa schedina con Inter Udinese 1 più over a 1,5. La quota è a 1,50, molto buona. L'Inter è una squadra che comunque sta dimostrando molto, con le piccole ci sa fare. L'Udinese è una piccola e comunque la scorsa ha preso le scoppettate dal Parma perdendo 3-1 in casa. Direi che al San Siro non ci sarà storia, l'Inter potrà vincere segnando più di 2 gol ovviamente. Poi Napoli-Sampdoria, stesso identico risultato, 1 più over a 1,5. Qua ragazzi anche il 2,5 non sarebbe male se lo volete rischiare, perché comunque Napoli e Samp sono due squadre che hanno in queste partite tantissimi gol fatti e tantissimi gol subiti. In realtà la Samp ne ha uno solo di gol fatto, però ne ha 7 subiti. In Napoli 7 gol fatti, 7 subiti. Comunque hanno medie gol pazzesche per essere soltanto 2 giornate. Quindi io direi che anche il 2,5 ci sta. Uno più per a 2,5 dovrebbe avere anche una bella quota. Però metto l'1,5 per evitare dispiaceri che non vogliamo. Poi qua inizia la sfilza di gol, ne sono ben 4. E andiamo in Real Madrid-Levante, gol 1,60. Il Real è sotto del Levante, proprio è la squadra dietro al Levante. Il Levante segna molto e ci sono tantissimi gol, diciamo, nelle partite del Levante, così come nel Real Madrid. Il gol lo vedo un risultato più che plausibile. Comunque ricordiamoci che siamo al Bernabeu e può essere. Il Real ha subito anche 2 gol col Villarreal la scorsa giornata, quindi penso che dal Levante almeno uno lo possa subire. Così come Barcellona-Valencia, l'ultima partita del Barcellona, mi sembra che era l'ultima, è finita 5-3 addirittura. Il Valencia comunque è una squadra che segna, il Barcellona idem, quindi per me si abbufferanno di gol. Poi, allora, le quote di Real Madrid-Levante, Barcellona-Valencia, i gol sono a 1,60. Poi, Dortmund-Leverkusen, gol, 1,38, quota bassissima. Però, ragazzi, Dortmund-Leverkusen sono due squadre che segnano tantissimo, soprattutto il Dortmund fa tantissimi gol. Qua addirittura potete buttare un gol più over a 2,5, quindi almeno 2-1 per una squadra deve finire, e dal 2-1 in poi avete preso, ragazzi, perché secondo me ci sta tutto. Così come in Lipsia-Bayern, gol, ho messo il gol, qua 1,40, quindi a 0,02 in più, però anche qui il gol più over è molto, cioè è abbastanza consigliato a parer mio, perché comunque sono entrambe le squadre, sia Lipsia e Bayern, sia Dortmund e Leverkusen, sono tutte e 4 squadre che segnano tanto. Arriviamo nelle ultime due, torniamo con le combo, però stavolta con gli over a 2,5. Troviamo 1 più over a 2,5 di Liverpool-Newcastle, 1,45. Allora, è abbastanza basso perché comunque sono, si devono segnare almeno 3 gol, quindi almeno un 2-1 Liverpool, 3-0 Liverpool. Però comunque il Liverpool è una squadra che segna tantissimo, ha uno dei migliori attacchi in Europa, e il Newcastle comunque è una squadretta alla fine che i vari gol li subisce. Liverpool è primo, è ancora imbattuto, quindi per me può vincere un 2-1, 3-0, 4-0. Così come PSG-Strasburgo, che può finire 1 più over a 2,5. La scorsa il PSG l'ha vinta 2-0, quindi over a 1,5. Però questa giornata potrebbe magari farne 3, 4, 5 addirittura, perché comunque il PSG è una squadra che segna tanto tanto. Allora, sono 8 squadre ed è una quota 27, quindi ipoteticamente con 2 euro vincete, compresi i bonus, non vi dico quale bookmaker sto usando, 54 euro con 2 euro, con 3 ne potete vincere 81, 4 108, 5 addirittura 135, magari con 10 euro 271 euro. E ragazzi, direi che è molto molto buona a parer mio. Se volete giocatela, io ovviamente non lo farò. E ragazzi, a meno che non me la giocherà un parente o qualcuno di adulto. Ragazzi, spero questo video sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like, cliccare se non si è già. Io vi saluto e vi ricordo, non c'è nessuno, che è tutto sotto controllo. Ci vediamo con un prossimo video. Spero questa serie vi piaccia, con la schedina del weekend, per non fare i soliti pronostici scontati. Alla fine non è neanche la schedina del weekend una cosa scontata, però
Cioè, anche la schedina del weekend è una cosa scontata, però vabbè. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Bella!